Ma io la giudico un'ottima iniziativa perché, usando un po' un luogo comune, però mettere in rete il know-how e appunto le diverse esperienze è sempre un fatto positivo, perché appunto ci aiuta a essere quello che una pubblica amministrazione deve imparare a essere fin da adesso, cioè non soltanto efficiente e reattiva, ma anche proattiva, quindi anticipare quelle che sono le richieste che ci vengono appunto dai nostri cittadini. E il mettere in comune le varie esperienze, noi ad esempio con il nostro 020202, che è stata una grande novità per Milano, insieme con appunto tutte le altre realtà di comunicazione nuova tra cittadini ed ente pubblico, credo che possa portare a una consapevolezza e un miglioramento continuo molto utile per tutti.